difficoltà sono quelle delle amministrazioni, degli enti locali a diciamo, supportare in maniera sostanziale un'attività che evidentemente dovrebbe rientrare tra le priorità delle pubbliche amministrazioni. È un momento difficile per il mondo delle imprese, perché le imprese e quindi gli imprenditori coraggiosi che decidono di spendersi nello sport in generale rappresentano una eccezione straordinaria. Momento difficile, l'economia, sapete quale momento stiamo attraversando, quindi non mi dilungo oltre. E poi quando sul territorio come il nostro, in cui ci sono è un territorio del sud, non è un territorio del Valle del Brenta o di altre diciamo, realtà che dal punto di vista finanziario sono molto più forti delle nostre. Allora, raggiungere questi risultati, cioè raggiungere in Serie B, dove ovviamente parliamo di un circuito nazionale, e diventa un risultato di grande prestigio. Allora, non vorremmo che tutto ciò, questo insieme, questo cocktail di fattori che hanno determinato questo risultato rimanesse all'oscuro, rimanesse distante o le pubbliche amministrazioni fossero distanti dal vostro risultato. Ecco perché ci siamo permessi di disturbarvi e di chiedere a voi la possibilità di essere qui oggi per dare a noi la possibilità di darvi un grazie, di potervi dire un grazie. Lo sport è, io lo considero, e su questa linea anche Massimo Como, assessore, che da sempre concorde con me, uno strumento importante anche dal punto di vista della prevenzione, delle motivazioni che sono di carattere sociale, di cui oggi abbiamo bisogno, perché qui si sta disgregando tutto, si disgrega la famiglia, si disgregano diciamo, i valori di riferimento che sono, che poi hanno caratterizzato il nostro territorio. Allora lo sport è uno strumento importante attraverso il quale, in questo caso degli atleti, nella società sono gli uomini, recepiscono e attuano delle regole terre, quelle della realtà, quelle del, diciamo, del rispetto reciproco, quelle di una competizione che non deve essere intorpidita da fattori estranei ed esterni, di cui ahimè soprattutto negli sport che vengono definiti in maniera stupida gli sport no eletti, spesso danno dei cattivi esempi. Questo volevo significarvi. Grazie per quello che voi con estrema modestia e grande passione e altrettanta professionalità avete raggiunto, il risultato raggiunto. Un grazie a chi per gli aspetti societari, per gli aspetti tecnici che è accanto. Un grazie all'imprenditore, al mondo delle imprese che in questi tempi, quando è proibitivo, perché è evidente che la redditività delle imprese è scesa, si è ridotta, e continuano a investire, continuano a scommettere. Questo ha un significato doppio, una valenza doppia in questo momento. In altri momenti forse poteva essere normalità, Fabrizio Chini ha rappresentato in questo, nello sport, ha dato sempre un messaggio diciamo costante e lo fa in questa, attraverso Svicat, lo fa diciamo oggi un grazie doppio per quello che fa in questo momento. Io mi auguro che naturalmente si possano auspicare traguardi ulteriori, anche se diciamo sottolineo che molto è un risultato eccezionale e straordinario. Grazie. Al di là di quello che pensavano qualche giorno fa il professore Dio, ho visto che
po' più in genere, per tutta la provincia di Lecce, questo è un ottimo momento. Sono tantissime le manifestazioni come queste che noi abbiamo fatto, grazie proprio, devo dire, questo lo voglio dire, è stato molto buono il Presidente a, come dire, a mettermi al suo fianco su quelle che sono le prerogative e gli obiettivi che la provincia ha raggiunto, ma devo dire che questo genere di iniziative sono iniziative che ha pensato proprio lui in prima persona e ha fatto molto bene, perché non dovete essere lasciati soli in questo cammino così difficile, ricco di difficoltà che stiamo vivendo. Quindi veramente un momento forte, sono tantissime le società in tutte le più svariate discipline che spaziano dal rugby, come in questo caso, alla pallavolo, sono tante le discipline, insomma, quelle squadre che stanno salendo di categoria, che sono salite di categoria in questi anni. Però in questo caso io lo voglio dire anche con una punta di orgoglio campanilistico in più, perché sono anch'io cittadino di Campi, e devo dire grazie proprio a questa strada, a questa squadra, grazie a quello che ha fatto Camilli, il dottore Camilli, per questa squadra, come giustamente diceva il Presidente, se oggi non ci fossero imprese attente al territorio, perché poi di questo parliamo, imprese che investono, ci mettono del proprio per far sì che lo sport, il grande sport, ritorni con forza in provincia, tutto questo non potrebbe accadere se non ci fosse la buona volontà e il sacrificio di queste imprese. Quindi il merito assoluto va dato prima al dottore Camilli, poi a chi ha seguito la squadra, allenatori e tutti, e poi a voi che avete fatto un così bel campionato. Devo dire con una punta di orgoglio, quindi dicevo che in questo caso sono ancora più favorevolmente colpito, perché da cittadino di Campi ho rivissuto, grazie a voi, gli antichi fasti degli anni 80, vero professore? Noi avevamo a Campi una squadra di primissimo ordine e devo dire che è rimasto qualcosa di quella squadra. Se è vero come è vero che abbiamo anche un arbitro, forse uno dei migliori arbitri italiani, no professore, chi ha ancora in attività, è un arbitro di Serie A molto molto bravo. Quindi veramente ci avete regalato tante emozioni e meritavate veramente con grande fermezza, con grande decisione questo appuntamento odierno. Certo, adesso forse iniziano i problemi, perché quel campo di Campi che diciamo ha avuto diversi rimaneggiamenti nel corso degli anni, negli ultimi 20 anni, però ancora ha lo stesso terreno di gioco che aveva 20-30 anni fa. Credo che questo sia un problema grossissimo che dovremo affrontare, speriamo che le istituzioni vi possano essere al fianco, perché immagino, insomma, proprio per le motivazioni che diceva il Presidente, che non sia un periodo facile per poter affrontare anche spese di un certo livello. Io ho iniziato già a pensare a quali potrebbero essere i costi, parliamo di costi di una certa importanza, vedremo cosa fare. Certamente ci vorrebbe un maggiore impegno da parte soprattutto del governo e anche da parte della regione, perché la regione Puglia fino a qualche anno fa dava almeno 400-500 mila euro per i cosiddetti punti sport a tutte le province. Adesso, a partire da quest'anno, si è ridotta addirittura a 180 mila euro. Capite benissimo cosa sono 180 mila euro per un'intera provincia fatta di 100 comuni. Perdona un attimo, c'è però un bando pubblicato dal Ministero, no, che consentirebbe la possibilità, oltre 100 mila euro, di avere finanziamenti con un cofinanziamento del 24%. Allora, su quello credo che se stabiliamo anche un rapporto con l'amministrazione comunale, potremmo vedere di collaborare al cofinanziamento. Cioè, se c'è il bando, adesso non so quanto sta. Giusto, di aggiungere anche la federazione Regni. Io immagino che quindi nella, diciamo, fare, no, cose che poi. Allora, so come le amministrazioni tutte sono in difficoltà, però se sentivo parlare a 200-400 mila euro, il 20%, il 24% rappresenta una cifra che va intorno agli 80 mila euro. Se questi 80 mila euro li deve mettere giù il comunicante, credo sia impossibile. No, se invece questi 80 mila euro ce li spalmiamo, no, su due o tre soggetti, la federazione, la provincia e io qui insieme all'assessore Bondo, la disponibilità a trovare le risorse per almeno un terzo di quello che così mi sento. Io credo che possiamo, diciamo, realizzare un obiettivo, perché realizzare le strutture quando manca la società diventa complicato, no? Dice, sì, cioè, se ci fosse il palazzetto ci sarebbe una squadra fortissima. Ci vorrebbe essere una squadra, c'è delle attitudini, no, c'è.
però la squadra non c'è. Qui noi abbiamo la squadra, abbiamo i risultati, abbiamo una società che si spende, che si sta spendendo con un imprenditore accanto, allora sarebbe un peccato se tutto questo viene meno perché manca l'infrastruttura, però l'altro deve essere adeguato. E questo è l'impegno, ci faremo carico anche di contattare l'amministrazione comunale per fare in modo che, ripeto, le difficoltà finanziarie possano essere ripartite su più diciamo, soggetti. No, assolutamente, anzi il chiarimento era proprio opportuno. Noi voglio dire, poi concludo, insomma, che non essere troppo lungo. Come provincia abbiamo dato un impulso molto importante proprio verso la regione, perché la regione che cosa ha finanziato prima? Con questi 450.000 euro che ci dava ogni anno, che dava alle varie province, finanziava dei piccolissimi punti sport, per cui dava 30, noi davamo 50.000 euro al massimo per piccoli punti sport. Ma di fatto servivano ben poco i punti sport, se pensiamo che l'80-90% delle strutture sportive, dei campi di calcio, soprattutto in tutta la provincia, non hanno ancora l'agibilità. E proprio noi, da parte nostra, il partito proprio dalla nostra provincia, dalla provincia di Lecce, abbiamo fatto cambiare quella legge in modo tale che queste somme, per quanto ridimensionate nel loro ammontare, potessero essere utilizzate per completare strutture esistenti. Capiamo bene sempre come si tratta di coca la coca, però sicuramente i finanziamenti che indicava il Presidente sono molto importanti, e se si potesse attingere facendo squadra, facendo rete tra istituzioni, aziende e attività sportive, allora sicuramente potremo arrivare poi a concludere qualcosa di importante, perché davvero anche come cittadina leader nell'area Nuovo Salento sarebbe un punto di riferimento per tutti i paesi limitrofi. Quindi io veramente sono contento di questa grande apertura che ha fatto il Presidente, io aspettavo che facesse lui, così si impegnerà in prima persona, l'ha fatto, di questo sono veramente lieto. Grazie a tutti voi per quello che avete fatto. Noi non è basta, abbiamo spaccato tutto. Niente, solo due parole. Come per poco, io sono l'amministratore di una cooperativa sociale. La cooperativa sociale Mons, che è tipologia A e B, e nella tipologia A prevede l'utilizzo dello sport, del reddito educativo a favore di minori, ma anche di minori a rischio di vari fenomeni tipo l'abbandono scolastico, i disagi giovanili. L'anno scorso abbiamo avuto la frenesia che ci è stata inoculata dal nemico Fabrizio Camilli, però non abbiamo fatto il tempo a strutturare, secondo le esigenze dei vari campionati, una nuova società. Per cui io adesso devo soltanto salutare con grande affetto e grande stima la costituzione della società Sbica Trento. E allo stesso tempo mi metto, come dire, a disposizione per quello che posso fare per dare lustro alla Sbigat e per aiutarvi, ove ve ne fosse bisogno, a raggiungere risultati ancora più alti di quelli che abbiamo raggiunto. È stato difficile, con tanta sofferenza, specialmente da parte dei giocatori. Siamo riusciti a partire da una fase di 95 squadre per arrivare ad essere i primi e ad aver guadagnato per la prima volta nella storia del rugby pugliese la promozione diretta in Serie B. Ci sono stati altri episodi, per esempio a Trepuzzi c'è stata una squadra, però diciamo, noi ci contraddistinguiamo perché siamo riusciti a ottenere questo risultato in maniera diretta. Ora non voglio aggiungere altro se non quello di dire che questi ragazzi, molti di loro li ho visti crescere. Lo stesso Massimo ricorderà che io facevo tre quarti d'ora di matematica e un quarto d'ora di tecnica, e quindi mi costringevo ad andare in campo ad allenarsi. Ora spero semplicemente questo, che il rugby Campi Salentina, che secondo me rappresenta in questo momento non solo la provincia di Lecce, ma l'intera Puglia, quanto abbiamo intorno
la disponibilità di quasi tutte le società della Puglia per sostenerci quanto meno moralmente. Ora il discorso è questo, che questa nuova società avrà bisogno del sostegno di tutti, avrà bisogno del contributo da parte di tutti e ci stiamo già muovendo per dare entro un anno questo terreno di gioco omologabile dalla federazione con tutte le norme di sicurezza che sono previste, utilizzando al meglio, io ci avevo sperato che il Presidente Cappelloni ci desse questa sua disponibilità. No, quindi se riusciamo a mettere insieme l'amministrazione comunale di Campi, e qui sono molto perplesso, mettiamo insieme anche i contributi previsti specificamente dalla federazione degli allevamenti, i contributi della provincia, con una parte del contributo a fondo perduto con il decreto che scadrà purtroppo già il 19 di giugno, vedremo se entro l'anno, ottenendo una deroga da parte della federazione, facendo degli opportuni accorgimenti che ci sono stati già indicati, entro l'anno, se riusciamo a farlo, poi l'anno prossimo spero con tutto il cuore di affrontare il campionato di A2 su quel terreno. Qualche dubbio c'era semmai sulla nostra funzione,
concerto per la scuola di calcio. Oggi ci troviamo, che noi siamo già in sede B, vogliamo fare il festeggiamento il 1° giugno, e allora non possiamo andare a festeggiare perché il nostro Lecce non va in sede B. Perché noi dobbiamo dimostrare che i gemellaggi consistono anche nel sapere aspettare, magari da una parte di Lecce in silenzio, che anche il fratello maggiore più lento maggiorenne. Noi adesso aspettiamo che il Lecce faccia questo salto di qualità, e tant'è vero che sulle nostre maglie noi siamo l'unica squadra che può fregiarsi di avere il singolo della sportiva Lecce però a fronte di questo giornale. Credo che in Italia siamo uno dei pochissimi casi, sono l'unico direttamente in alto Lecce, collegamento alla squadra locale e alla provincia. C'era forse un altro caso l'Atalanta, ma l'Atalanta credo che sia gemellata con un'altra squadra di un'altra regione. Invece in questo caso siamo con l'Aquila, in questo caso ancora una volta dimostriamo la nostra salentità è una risorsa vera, cioè noi siamo convinti e orgogliosi di essere salentini. E siamo convinti e orgogliosi, scusate se io non faccio altro di vedere quello che hanno detto prima l'assessore Como e il professore Grasso, noi siamo orgogliosi di giocare il nostro rugby a campi salentini. Io sono stato fortunato a trovarmi anche nell'aula del passaggio in Serie B del Tebusi, ero un collaboratore che chiamava così. Abbiamo vissuto l'emozione della promozione, che non è come questa. Lì siamo stati ripescati un paio di volte prima di poter riuscire a essere promossi. In Serie B invece questa volta sono entrati dalla porta principale. Non abbiamo dato fastidio a nessuno, non abbiamo messo le mani nelle tasche dei campioni, abbiamo offerto uno spettacolo gratuito, abbiamo invitato al terzo tempo chi voleva venire a mangiare con loro dopo la fine, mangiava con noi. Abbiamo fatto i nostri bravi viaggi con i nostri sfaccinatissimi pullman. Abbiamo sofferto, infatti 12-13 ore per una partita non è facile, scegliere gli aspetti più economici e soprattutto abbiamo dovuto fare veramente fronte a qualche debolezza, a qualche deficienza psicologica che ci siamo trovati, ma ci siamo tutti quanti appellati alla saggezza, all'equilibrio, alla capacità del professore Pio Grasso che riusciva a distribuire tra tutti noi quel senso di fiducia che a parte lei sapeva mai. Non è che sono la sperimentata fatta dal professore Grasso, questa è la esatta percezione che si ha se si conosce Pio Grasso. Pio Grasso è amato del rugby, a lui va in merito di aver fatto accesa questa fiammella che è il rugby a Campi Sant'Agata, a noi il compito di far diventare questa fiammella un incendio. Noi abbiamo la netta sensazione che se continuiamo con questo nostro, la nostra determinazione, potremo portare a Campi Sant'Agata e quindi nella provincia, nella regione Puglia, tutti quei risultati che tanti campioni che hanno giocato a rugby su quel campo, che si sono fatti male su quelle pietre, potranno dire io c'ero. E allora Presidente, siccome il mandato del Presidente della Provincia sembra che abbia durato un annetto, no? Immaginiamo questa cosa, immaginiamo che entro un anno si parla anche di promozione politica, no? Allora, entro un anno cerchiamo di fare una cosa, noi cerchiamo di essere promossi ancora quest'anno per il tutto di uscirci. Augurandoci che contestualmente dopo non dovremmo aspettare le legge, però aspetteremo lei. Ma è andare la sua posizione ai piani alti della politica ci possa garantire una rappresentanza anche lassù dove purtroppo fino ad oggi non ci sentiamo rappresentati, non me lo voglio nessun politico locale, però il problema nostro è proprio questo, la mancanza di rapporto con le istituzioni, perché poi le istituzioni non gestiscono la politica. Lei è l'unica rappresentante, lei è l'unica figura politica e istituzionale che si è interessata a questa piccola squadra di materiale. Poi è chiaro che nascerà una struttura diversa.
fiscale, ci sono necessità di creare di opportunità, per cui magari da una cooperativa si passerà da una situazione sportiva di tantissima. Questo comunque è sempre il segno della continuità e di un rapporto che deve essere assolutamente certo tra la prima squadra e la squadra giovanile. Senza la squadra giovanile, la prima squadra non potrebbe nessuna parte. Se non ci facciamo un vivaio serio, la prima squadra è destinata a morire. Se il professore Grasso non potrà trasferire la sua patenza, il suo equilibrio, il suo impegno alle giovani leve, questi ragazzi sono poco grandi, le giovani un paio d'anni, non potranno essere più, come dire, sostituiti, non avranno più nessuna risorsa in più da spendere, e noi spesso non ce la possiamo e non ce la vogliamo permettere, perché non ci dobbiamo mai dimenticare dove siamo partiti se vogliamo andare avanti. Un futuro senza memoria. E allora noi proviamo ad andare avanti e andremo avanti tranquillamente avendo con noi tutte quelle risorse che a Campi Sant'Agostino possono stringersi intorno a questa realtà sportiva senza nessuna pretesa di voler essere numero di 1, 2, 3, 4. Tanto è vero che io tranquillamente se rivestivo un incarico, rivestivo della Consolini, lo dico adesso perché 4 mesi fa ho avuto l'opportuno di tirare il suo incarico fino a Consolini per rimanere libero di poter agire al mondo imprenditoriale così come è giusto che sia, affinché il mio ruolo di procacciatore di risorse possa essere avulso da qualcuno condizionamento. Che poi dopo nascerà una nuova società che è nata nella gestione autonoma con una gestione partecipata dei singoli atleti. E questo è un messaggio al temore del mondo dello sport. Basta con queste stanze chiuse, gli atleti devono essere responsabili e consapevoli di che cosa significa portare avanti la società, così non si fanno pensieri, così non si fanno momenti di tensione, eccetera, che tutto può procedere tranquillamente. Da questo punto di vista sono molto lontano dalle posizioni politiche della nostra rappresentanza qui a tavola, perché questi sono fenomeni che venivano studiati molti anni fa quando ero ragazzo, quando si parlava dei comuni, la concessione delle fabbriche. Ecco, cioè, noi cerchiamo una gestione partecipata tra i singoli aspetti e quei dirigenti che ancora hanno a fare. Noi gli imprenditori che abbiamo loro dal Presidente, lei non può giocare a lei prima di io. Allora diciamo che lei non può dire che le risorse istituzionali, il potere politico, la provincia, è comune, la regione, il governo. E provato a mettersi dentro un po' delle risorse degli imprenditori privati che insieme a me vorranno condividere le nozioni del campionato di serie, ben sapendo che noi non abbiamo nessunissimo limite alle nostre aspirazioni. Chiaro? Questo è fatto.